Al mio renge kyo, al mio renge kyo, al mio renge kyo. Bene, buongiorno ancora. Allora, iniziamo la seconda parte di questa raccolta di letture del Reverendo Miwa dell'Università Risho di Tokyo. Abbiamo studiato la volta scorsa fino al capitolo 14, quindi oggi facciamo dal 15° al 22°. Queste letture riguardano, poi lui lo spiegherà alla fine, fino al 22°, il motivo è chiaro, no? Allora iniziamo, capitolo 15, apparizione dei Bodhisattva dal sottosuolo. Nel capitolo 15, come nel capitolo 11, è improvvisamente apparso innanzi alla congregazione, provenendo dal sottosuolo, un numero smisurato di bodhisattva dal corpo dorato e dotato dei 32 segni distintivi del Buddha. Questi bodhisattva ammontavano a 60.000 volte il numero dei granelli di sabbia del fiume Gange. Quando sono apparsi quei bodhisattva, il Buddha Shakyamuni non ha accettato l'offerta fatta dalla moltitudine di propagare il sutra dell'ombra, ma ha dichiarato che i bodhisattva che erano appena apparsi erano i discepoli che avrebbero propagato il sutra del loto. Questi bodhisattva avevano quattro guide: pratica superiore, Jogyo, pratica illimitata, Mohenyo, pratica pura, Jogyo, e pratica salda, Anryudyo. Ma la moltitudine non sapeva chi fossero. Così il Bodhisattva Maitreya chiese al Buddha Shakyamuni: da dove vengono? Perché sono qui giunti? Da chi sono stati istruiti? È sempre nel capitolo 15 che il Buddha Shakyamuni rivela la risposta. Ajita, non avete mai visto questi grandi, innumerevoli Asankhya Bodhisattva Mahasattva che sono emersi dal sottosuolo? Dopo aver conseguito Nuttara Samyak Sambodhi in questo mondo di Sara, ho istruito questi Bodhisattva. Li ho guidati, li ho formati e ho causato che aspirassero all'illuminazione. Vivevano nel cielo sotto questo mondo di Sara. Quando erano in quel luogo, hanno letto molti sutra, li hanno recitati, li hanno compresi, hanno meditato su di essi, li hanno ponderati e ricordati correttamente. Ajita, questi buoni uomini non desideravano parlare molto con gli altri di ciò che non fosse il Dharma, ma desideravano vivere in luoghi tranquilli. Hanno praticato la via strenuamente, senza posa. Non vivevano tra degli uomini, non avevano alcun ostacolo nel ricercare la profonda saggezza. Hanno sempre ricercato l'insegnamento del Buddha. Ricercavano strenuamente, con tutti i loro cuori, la saggezza insuperabile. Scusate, prendo gli occhiali. Ma la congregazione non era soddisfatta di questa spiegazione. Il Bodhisattva Maitreya e gli altri innumerevoli Bodhisattva avevano un'altra domanda. Come ha potuto il Buddha Shakyamuni insegnare a questi grandi innumerevoli bodhisattva e formarli fino al loro conseguimento dell'illuminazione in così poco tempo, ovvero circa 40 anni? Il Bodhisattva Maitreya ha riferito metaforicamente al Buddha Shakyamuni. È difficile per chiunque nel mondo credere questo. Come è difficile credere che un bell'uomo di 25 anni dal nero crine possa indicare degli uomini centenari e dire sono miei figli. O credere che uomini centenari possano indicare un giovane uomo e dire questo è nostro padre, ci ha cresciuti. La durata della vita del Buddha risponde a quest'ultima domanda. Allora, fermiamoci un attimo. Nel capitolo, facciamo un punto della situazione. Qui forse devo tirare un po' su. Aspetta, poi. Allora, nel capitolo 11, il Buddha dichiara che presto entrerà nel Nirvana e chiede se c'è qualcuno che desidera propagare il Sutra del Loto dopo la sua estinzione. Così, nel capitolo 13, tanti bodhisattva, vedete, ho fatto un elenco, hanno risposto alla domanda posta dal Buddha, dichiarando
che avrebbero propagato il Sutra del Loto. E dopo che nel capitolo 14 il Buddha ha esposto le pratiche da svolgere dopo la sua estinzione, all'inizio del capitolo 15 un altro numeroso gruppo di Bodhisattva dichiara il desiderio di esporre il Sutra. Ma il Buddha dice che in questo stesso mondo ci sono ancora più Bodhisattva che in futuro proteggeranno, custodiranno, leggeranno, reciteranno ed esporranno questo sutra dopo la sua estinzione. Avevano già studiato e praticato col Buddha nell'infinito passato e quindi sono pronti a guidare le persone del futuro. Ho fatto troppo piccolo. Ecco. Allora, cosa è successo? La terra si apre, appaiono tantissimi bodhisattva. Questi provenivano, come abbiamo letto, nello spazio vuoto sotto la terra. Questo spazio vuoto può essere visto come Q, l'abbiamo studiato la volta scorsa quando abbiamo parlato delle tre verità, Q o vacuità, cioè vivevano in uno stato di vacuità, appunto, perché non avevano afflizioni o attaccamenti e quindi erano liberi dalle illusioni e dalle visioni parziali. Quindi, come ho detto, avevano conseguito questo stato perché erano già stati istruiti dal Buddha. Ma udendo proprio le parole del Buddha, sono emersi dalla terra e si sono manifestati in questo mondo di sofferenza per proseguire la via del Bodhisattva guidando le persone. Poi, dopo di questo, dopo che sono apparsi, sono saliti in cielo. Il processo di tornare nel mondo per guidare le persone è un passo proprio necessario affinché i Bodhisattva possano conseguire l'illuminazione, no? Udendo le parole del Buddha, tornano volontariamente. D'altra parte, la caratteristica dei Bodhisattva della Terra è descritta nel Sutra stesso. Non sono contaminati dalla mondanità, proprio come il fiore di loto, non è contaminato dal fango. Quindi vengono in questo mondo di Saha, colmo di sofferenza, ma non sono toccati da questa, in questa maniera possono guidare le persone. Rappresentano quindi proprio l'ideale, proprio del Bodhisattva, del Sutra del Loto. La cosa da notare è che viene fatta una descrizione accurata del seguito che questi Bodhisattva avevano. Poteva trattarsi di seguaci o di discepoli. Nel Sutra proprio è detto che i Bodhisattva più numerosi erano quelli senza un seguito. Dicevano che tanti avevano una quantità enorme di seguaci, di attendenti, ma la maggior parte erano quelli che non avevano attendenti e che preferiscono una vita tranquilla. Questo mostra la possibilità della nostra pratica. Prima del Sutra del Loto, chi praticava da solo era un Pratyeka Buddha. Questo mostra che anche se una persona pratica da sola è un bodhisattva, ma dipende dalla capacità delle persone. Non significa questo che non istruiscono le persone, solo che si tengono alla larga proprio dalla sofferenza che viene dalla mondanità, perché ricercano solamente il Dharma. Allora non interessa altro, non gli interessa, non gli frega niente della mondanità. Allora interessa soltanto il Dharma, per questo si tengono alla larga, ma istruiscono ugualmente le persone. E quindi magari dobbiamo pensare, noi siamo Bodhisattva della Terra? O forse siamo loro seguaci o dipendenti? Se pensiamo bene, questi Bodhisattva erano tantissimi, però la nostra associazione è molto piccola, vero? Ma come abbiamo detto, tra i Bodhisattva della Terra c'era anche chi era giunto da solo, o chi aveva un solo attendente o pochi attendenti. Quindi non ci dobbiamo spaventare o essere tristi proprio. Anche noi possiamo essere gli attendenti di un Bodhisattva e aiutare proprio la propagazione, anche se siamo pochi. L'importante è sempre proseguire sul cammino e non retrocedere mai. Ok? Andiamo avanti. Allora, capitolo 16, durata della vita del Tathagata. Reverendo Miwa dice: spiegherò questo capitolo in dettaglio.
Nel capitolo sedicesimo, udendo la domanda posta dal Bodhisattva Maitreya e dalla folla, il Buddha Shakyamuni ha chiarito la spiegazione riguardo la sua vita eterna. Quando il Buddha Shakyamuni ha udito le loro suppliche rivoltegli 3 volte e ha percepito la loro sincerità, ha risposto così alla loro importante domanda. Queste sono le parole vissute. Ascoltatemi attentamente. Vi parlerò del mio nucleo celato e dei miei poteri soprannaturali. Gli dèi, uomini e asura del mondo pensano che io, Buddha Shakyamuni, abbia lasciato il palazzo dell'Ishakya, mi sia seduto nel luogo di illuminazione non lungi dalla città di Gaya e abbia conseguito Anuttara Samyak Sambodhi circa 40 anni fa. A dire il vero, buoni uomini, sono trascorse molte centinaia di migliaia di miliardi di Nayuta di Kalpa da quando sono divenuto Buddha. Supponete che qualcuno abbia ridotto in polvere 500.000 miliardi, 10 all'84esima, di Nayuta di Asankhya di mondi, ognuno dei quali composto da 1.000 milioni di mondi sumero, e si sia recato ad est portando la polvere con sé. Quando raggiunge un mondo ad una distanza di 500.000 miliardi di Nayuta di Asankhya di mondi da questo mondo, lascia cadere una particella di polvere su quel mondo, quindi prosegue verso est e di nuovo lascia cadere una particella di polvere sul mondo ogni 500.000 miliardi di Nayuta, di Asankhya, di mondi, finché le particelle di polvere non sono esaurite. Buoni uomini, cosa pensate di questo? Pensate che il numero dei mondi che ha attraversato sia concepibile, calcolabile, oppure no? Così è stata spiegata la vita eterna del Buddha Shakyamuni. Dopo aver spiegato la sua eternità, ha aggiunto un'espressione con un numero molto più vasto e ha chiarito quali sono state le attività da lui svolte durante la sua vita eterna. Per tutto questo tempo sono vissuto in questo mondo di Sara e ho insegnato agli esseri viventi di questo mondo, esponendo loro il Dharma. Inoltre, ho guidato e beneficiato gli esseri viventi di 100.000 miliardi di Nayuta di Asankhya di mondi al di fuori di questo mondo. Buoni uomini, durante questo periodo di tempo ho dato vari nomi a me stesso, per esempio Buddha Luce Ardente. Ho detto inoltre, quel Buddha è entrato nel Nirvana. Tutto questo non era nient'altro che un espediente. Buoni uomini, quando alcune persone sono venute a me, ho visto la forza del potere della loro fede e delle loro altre facoltà attraverso gli occhi del Buddha. Ho dato vari nomi a me stesso e ho diversificato la durata della mia vita a seconda delle loro capacità. Ho anche detto loro, entrerò nel Nirvana. Ho esposto il Dharma meraviglioso con questi vari espedienti e ho causato che gli esseri viventi potessero gioire. Buoni uomini, quando ho visto che alcune persone di scarsa virtù e di grande impurità stavano ricercando gli insegnamenti del veicolo minore, ho detto loro, quando ero giovane, ho rinunciato alla famiglia e ho conseguito Anuttara Samyak Sambodhi circa 40 anni fa. In realtà, sono divenuto Buddha nel passato più remoto, come precedentemente dichiarato. Ho esposto tutto questo come espediente al fine di istruirli e di condurli sulla via per la buddhità. Questo passaggio del Sutra del Loto ci dice che il Buddha Shakyamuni ha condotto gli esseri viventi assumendo diversi nomi di Buddha in innumerevoli mondi. Sebbene in questo capitolo il Buddha Shakyamuni menzioni specificamente un solo esempio, il Buddha Luce Ardente, il Buddha Amitabha o il Buddha Vairocana appaiono in altri sutra come nomi alternativi. Vale a dire che il Buddha Shakyamuni impiega l'espediente dei nomi di vari Buddha a sue manifestazioni, osservando la capacità degli esseri viventi. Così, nel passo successivo del sutra è detto: tutti i sutra che ho esposto finora avevano lo scopo di salvare tutti gli esseri viventi. In alcuni sutra ho raccontato storie di mie vite precedenti, e in altri sutra storie di vite precedenti di altri Buddha. In alcuni sutra ho mostrato le mie manifestazioni e in altri sutra le mie trasformazioni. In alcuni sutra ho descritto le mie gesta e in altri sutra le gesta di altri. Tutto ciò che dico è vero, non falso. Come si vede,
Tutti i Buddha, in realtà, sono integrati in un solo Buddha Shakyamuni. Il Buddha Shakyamuni ha impiegato altri nomi in modo che i Buddha potessero conseguire la verità più alta, ovvero Shōgojissō. Poi, l'aspetto dell'illuminazione che è stato trasmesso da Buddha a Buddha, come spiegato nel capitolo secondo, è stato specificamente spiegato. Questo perché vedo il triplice mondo com'è. Vedo che il triplice mondo è il mondo in cui gli esseri viventi non hanno né nascita né morte, ovvero non appaiono o non scompaiono. Che è il mondo in cui io non appaio o da cui non scompaio, che non è reale o irreale, e che non è come sembra o come non sembra. Vedo il triplice mondo come è visto dagli esseri viventi del triplice mondo. Vedo tutto questo in modo chiaro e infallibile. Gli esseri viventi sono vari nella loro natura, nei desideri, nelle afflizioni, nei pensieri e nelle opinioni. Pertanto, ho esposto il Dharma con varie storie di vite precedenti, con varie parabole, similitudini e discorsi, al fine di causare che tutti gli esseri viventi potessero piantare buone radici. Dopo che il Buddha Shakyamuni ha rivelato la natura della sua vita eterna, ha spiegato la durata delle sue pratiche come Bodhisattva. La durata della mia vita che ho ottenuto attraverso la pratica della via dei Bodhisattva non è ancora esaurita. È pari al doppio del periodo di tempo indicato in precedenza. Quindi il Buddha Shakyamuni, attraverso una parabola, ha chiarito che la dichiarazione riguardo il suo ingresso nel Nirvana era un espediente. Questa parabola è Roi Jishiyu, parabola di un medico che cura i suoi figli. E dice: il padre era un medico molto abile che aveva preparato per i figli, che avevano assunto del veleno per errore, una medicina dal buon colore, odore e sapore. Ma alcuni figli avevano perso la calma e non volevano prendere la medicina. Così il padre si è recato intenzionalmente lontano da casa per curare qualcuno e ha inviato un messaggero affinché riferisse loro che il padre era morto. I figli, emotivamente intorpiditi, hanno compreso che ormai non c'era più nessuno in grado di salvarli dalla malattia e così hanno cambiato idea e hanno assunto la medicina. Per salvare i discepoli che erano diventati peccaminosi e arroganti, il Buddha Shakyamuni ha mostrato che è difficile incontrare il Buddha, ovvero quanto sia importante la via dell'illuminazione. La stessa cosa è detta nel capitolo settimo. Non restiamo a metà strada, non segniamo noi stessi il nostro limite. Il nostro obiettivo di divenire Buddha è ancora lontano. Tutti abbiamo la capacità di diventare Buddha, manca l'acca, ce lo rivela il passaggio, tutti gli esseri viventi, al fine di aprire il varco all'intuito del Buddha. È necessario rivedere un altro punto, anche se non menzionato in precedenza. Seguendo quanto scritto nel capitolo terzo, Nichiren Shoin ha chiaramente definito la figura che il Buddha Shakyamuni assume nei nostri confronti. Questo concetto è detto tre virtù. Il seguente passaggio è tratto dal capitolo terzo. Questo triplice mondo è mia proprietà. Tutti gli esseri viventi in esso sono miei figli. Ci sono molte sofferenze in questo mondo. Solo io posso salvare tutti gli esseri viventi. Nichiren Shonin ha scritto: primo, significa che il Buddha Shakyamuni possiede la virtù di essere nostro sovrano. Il re è il più rispettabile del mondo. Due, significa che il Buddha possiede la virtù del nostro genitore. Tre, indica la virtù del nostro maestro. Fin dall'inizio, Nichiren Shonin ha ricercato il sutra che fosse il più importante tra tutti i sutra buddhisti. La sua coscienza riguardo questo soggetto si sovrapponeva al suo processo intellettuale secondo il Rishon Kokuron. Anche se questo è fuori dal tema di questa lezione, lo spiegherò. Il modo attraverso il quale conseguiamo l'illuminazione non era così importante per Nichiren Shonin rispetto al modo attraverso il quale la società poteva diventare pacifica. Il processo intellettuale è il seguente. Domanda: come possiamo vivere al sicuro e sentirci a nostro agio? Dobbiamo migliorare la società. Come possiamo migliorare la società? Dobbiamo cambiare in meglio la nostra fede religiosa. Come possiamo cambiare in meglio la nostra fede religiosa? Prima di tutto, dobbiamo sapere
qual è la fede errata, per poi accedere alla fede corretta. Come possiamo accedere a questa, cioè, alla fede corretta? Dobbiamo conoscere la verità sul Buddha e sui suoi insegnamenti. Per sapere quale sutra è vero, dobbiamo sapere quale Buddha è quello vero. Come ho detto, nel buddismo ci sono molti Buddha. Anche se i Buddha e i sutra non sono nella relazione uno a uno, classificare molti sutra ci porta a verificare la verità riguardo ai Buddha. Come sapete, il maestro del buddismo è il Buddha Shakyamuni, ma in realtà ci sono molti Buddha. Come possiamo comprendere questa discrepanza? Il Buddha Shakyamuni ha risposto chiaramente a questa importante domanda nel capitolo sedicesimo. Pertanto, Nichiren Shonin considerava il capitolo sedicesimo il più importante del Sutra del Loto, mentre Tendai Daishi considerava il capitolo secondo il più importante, perché in esso è narrato il contenuto dell'illuminazione del Buddha. Allora, c'è qualche commento da fare. Il capitolo sedicesimo è stato, come abbiamo letto, è stato predicato come risposta alla domanda posta dal Bodhisattva Maitreya, che agiva come rappresentante della congregazione. Non riusciva a capire come potesse essere successo che il Buddha avesse istruito così tanti bodhisattva in soli 40 anni. Non solo, nessuno li aveva mai visti prima. Questo perché fino a quel momento tutti pensavano che l'esistenza del Buddha fosse limitata come quella delle persone ordinarie. Veniva solo preso in considerazione il suo aspetto stoico o di manifestazione. Il Buddha risponde alla domanda rivelando il suo nucleo celato e i suoi poteri sovrannaturali. Il nucleo celato è il suo cuore o essenza non ancora rivelato. E i poteri sovrannaturali sono l'applicazione delle pratiche che vengono proprio da questo. La dottrina esposta è chiamata apertura del vicino per rivelare il distante. In giapponese Kaigon Kenno, o apertura del provvisorio per rivelare la verità. Kaishaku Kenpon. Questo significa, cosa vuol dire? Aprire o svelare la figura temporanea del Buddha che ha conseguito la Buddhità recentemente, manifestando la figura originale del Buddha che ha conseguito la Buddhità nell'infinito passato. Il Buddha rivela che la sua vita non ha né inizio né fine e si protrae nel futuro, quindi etere. Per gli esseri ordinari come noi, cercare di comprendere un fenomeno senza inizio e senza fine è praticamente impossibile. Pensiamo soltanto a quando cerchiamo di comprendere le dimensioni dell'universo. È davvero difficile anche solo immaginare alcune distanze astronomiche, no? Figuriamoci qualcosa che non ha né inizio né fine. La particolarità di questo insegnamento è data dal fatto che non era mai stato dato in nessun altro sutra. Questo rende fondamentale il capitolo sedicesimo, non solo nell'ottica del sutra dello stesso, del Mahayana, ma di tutto il buddismo in generale e di tutte le religioni. Il buddismo prende in considerazione tanti Buddha. Non c'è solo il Buddha Shakyamuni, c'è il Buddha Amida o il Buddha Vairocana, cioè Dainichi, Grande Sole, Aksobhya e altri. Ogni Buddha istruisce le persone della sua terra e ha un'esistenza limitata, con inizio e con una fine. Grazie alla predicazione del Sutra del Loto, scopriamo che gli altri Buddha sono manifestazioni del Buddha eterno. Che bisogno c'è di tutto questo? Il Buddha guida le persone all'illuminazione tramite espedienti e a conoscenza del fatto che in un determinato momento, in un determinato mondo, le persone hanno bisogno di essere guidate, per esempio, da Buddha Amida o da altri. Ciò che deve essere chiaro è che un espediente non è una bugia o una falsità.
Un espediente parte formante della verità ultima e guida a questa. Questo deve essere chiaro. Per questo motivo il Buddha, da ora in poi, è chiamato Hongutsu, o Buddha originale. Non perché gli altri Buddha non siano veri, o siano taroccati, siano made in China. No, non c'entra niente. Il Buddha originale significa colui dal quale hanno origine tutti gli altri in quanto sue manifestazioni. Il capitolo sedicesimo spiega così anche perché i Buddha venuti dagli altri mondi nel capitolo undicesimo sono chiamati Buddha in manifestazione. Però a questo punto può sorgere un dubbio. Se i Buddha e i Bodhisattva di alto livello sono manifestazioni del Buddha originale, allora è corretto venerarli e rimettere la nostra fede in loro, ovvero praticare gli altri insegnamenti? La risposta sta nel motivo della propagazione proprio di Dici Rinchoni. Nel Sutra del Loto stesso è detto che tutti gli altri Buddha e insegnamenti non hanno una funzione utile nell'ultima epoca, perché in quanto espedienti, e guardate cosa abbiamo appena detto degli espedienti, non possono aiutare le persone perché il loro livello, il livello di comprensione delle persone è troppo basso. Per questo il Buddha chiede che questo insegnamento sia preservato per sempre. Proprio lo chiede. Chi vuole propagare questo insegnamento affinché possa essere preservato per sempre? Il secondo concetto fondamentale espresso in questo capitolo sedicesimo è un'altra rivelazione sorprendente. Nel sutra è detto: in realtà questo mio mondo è pacifico, è colmo di dei uomini, eccetera. Yashido Ammon, Tenrin Jojo Ma. Il Buddha rivela che in realtà questo mondo è la sua terra pura. Gli esseri ordinari vedono questo mondo come un mondo di sofferenza perché sono contaminati dalle illusioni. Ma il Buddha vede l'essenza delle cose, le vede per come sono realmente, e ci dice che questo stesso mondo in cui viviamo è la terra pura. Secondo i buddhisti che venerano Amida, per esempio, la vita in questo mondo non ha tanto senso. È meglio aspettare la morte e attraverso il potere salvifico del Buddha Amida rinascere eventualmente nella sua terra pura. Prendiamo un altro esempio che magari conosciamo meglio. Secondo il cristianesimo, dopo la morte, se ci comportiamo bene in questa vita, possiamo andare in paradiso. Ma il paradiso, o regno celeste, è sempre uno dei regni inferiori e non è un luogo eterno, ha un inizio e una fine. È sempre provvisorio. Il Buddha rivela che questi sono espedienti predicati in accordo con la mente delle persone per far sì che sviluppino una buona mente e inizino a piantare buone radici. Ma non possiamo disprezzare, non dobbiamo disprezzare questo mondo. Il reverendo Miwa spiega bene questo, collegando il Rishon Kokuron al concetto della terra pura del Buddha. Noi vediamo il mondo come un mondo di sofferenza, perché la nostra mente è sofferente. Il reverendo Miwa dice: per sentirci sicuri a nostro agio, cioè per non sperimentare la sofferenza, dobbiamo migliorare l'ambiente che ci circonda. Per far questo, dobbiamo capire qual è l'insegnamento in grado di condurci a questo. Per arrivare a questo punto è necessario indagare di quale insegnamento si tratta studiando il buddismo. Comprendendo l'insegnamento finale del Sutra del Loto, studiandolo e praticando, possiamo vedere questo mondo per come è e piano piano realizzare la terra pura del Buddha proprio intorno a noi, per poi mostrarla agli altri e far sì che anche gli altri piantino buone radici. Va bene? Adesso andiamo avanti con la lettura. Allora. Sì, capitoli 17, 18 e 19. Nei capitoli 17, 18 e 19, il Buddha Shakyamuni ha spiegato la varietà di meriti che sorgono ascoltando la vita eterna del Buddha.
vorrei dare una breve spiegazione delle caratteristiche di un capitolo. Per prima cosa parlerò del capitolo 18. In questo capitolo sono stati descritti 4 tipi di meriti che derivano dall'aver sentito parlare della vita eterna del Buddha Shakyamuni durante la sua vita, e poi è dimostrato che dopo l'estinzione del Buddha gli esseri viventi otterranno molti meriti ascoltando, recitando a memoria, copiando ed esponendo il Sutra del Loto. Inoltre sono stati spiegati i meriti che sorgono dal praticare le 6 paramita. Anche nel capitolo 18 sono mostrati i meriti che sorgono dall'ascoltare il Sutra del Loto dopo l'estinzione del Buddha. In questo capitolo è mostrato che il merito della 50ª persona che ascolta il Sutra del Loto, trasmesso da persona a persona, è di gran lunga superiore a quello delle persone che lo avevano udito in precedenza. Per quanto riguarda il contenuto dei meriti, è dimostrato che una persona diviene fisicamente migliore. Nel capitolo 19 è mostrato Rokkon Shōjō, purificazione dei 6 organi sensoriali. Allora, nel capitolo 17 il Buddha continua a parlare a Maitreya e descrive i meriti che riceveranno coloro che sentiranno parlare della vita, della durata della vita del Buddha. In questo capitolo, viene esposta una dottrina importante che il Gran Maestro Tiantai ha chiamato i 4 tipi di fede e i 5 stadi di pratica. Non voglio fare una descrizione approfondita, perché lo faremo quando studieremo il capitolo 17 in dettaglio, ma spiegherò in maniera molto generica. I 4 tipi di fede sono predicati per il tempo in cui il Buddha era in vita, mentre i 5 stadi per coloro che vivono dopo l'estinzione del Buddha, ovvero il nostro tempo. Per spiegare brevemente, si tratta di processi di evoluzione nella pratica, e ciò che li accomuna è lo stadio iniziale. La cosa più importante è che, udendo per la prima volta il Sutra del Loto, si gioisce e si decide di seguire questo insegnamento. La gioia è il concetto principale, perché ciò che ci fa prendere fede, progredire nella pratica e nell'approfondimento, e che fa sì che sviluppiamo le buone radici che vengono piantate, e così in futuro potremo conseguire l'illuminazione. Nichiren Shonin riteneva questa dottrina davvero importante, tanto da dedicargli un intero scritto, il Shishingo Honshu, in cui lui enfatizza la comprensione attraverso la fede in un solo momento di pensiero e lo stadio di gioire nell'ascoltare il Sutra del Loto. Questi 2 livelli sono le basi della pratica durante la nostra epoca. Perfino un singolo momento di fede può portare profonda comprensione. La fede è quindi ciò che è più importante sviluppare. Dal momento che nel capitolo 17 è detto che la gioia provata nello stadio iniziale del praticante nell'udire il Sutra del Loto è fondamentale, nel capitolo 18 vengono spiegati i meriti che si ottengono nel gioire quando si inizia a comprendere il significato del sutra. Quindi si tratta dei meriti del principiante nella pratica. Personalmente mi capita sempre, sempre, sempre questo. Ogni volta che devo preparare una lezione per spiegare il sutra, inizialmente ho molta difficoltà. E ciò che scrivo, ciò che voglio dire, non va mai bene e non sono molto contento. Però, come faccio? Leggo e studio sempre di più il sutra e mi capita di approfondire magari un nuovo aspetto e capisco qualcosa in più. In quel momento provo una grande felicità e questo fa cambiare l'approccio a ciò che faccio e trovo proprio una nuova energia. Questo mostra davvero il potere, secondo me, il potere del sutra. Ok? Poi, ricollegandomi anche a quanto detto prima, sempre nel suo scritto Shishingo Honshō, Nichiren Shonin dice che più vero è l'insegnamento, più vero è l'insegnamento, più basso è il livello delle persone salvate. Cosa vuol dire?
Questo serve a spiegare anche la mia esperienza e ciò che ho detto prima riguardo la pratica del Sutra del Loto nell'ultima epoca. I sutra precedenti al Sutra del Loto spiegavano dottrine o concetti profondi adatti a salvare praticanti di alto livello in un certo periodo ed erano un mezzo adatto a quei praticanti di alto livello. Il Sutra del Loto è l'insegnamento finale adatto a salvare tutti. È quello che è più vero, non perché, ricordiamoci cosa voglio dire, lo dico più vero, non perché gli altri non lo siano, ma più vero in senso di completo o meraviglioso in assoluto, e che quindi può salvare le persone, oltre che i bodhisattva di alto livello, anche una persona ordinaria, come me, per esempio. Quindi, prima il Buddha stava per entrare nel Nirvana. Quindi prima che il Buddha entrasse nel Nirvana, doveva lasciare un insegnamento finale adatto a salvare tutti in questa epoca. Nel capitolo 19, invece, vengono menzionati i meriti del praticante generico, cioè il maestro del Dharma, cioè non del principiante, del praticante generico. È detto che il maestro del Dharma otterrà la purificazione degli organi sensoriali, svolgendo le cinque pratiche di custodire, leggere, recitare, esporre, copiare il sutra, che sono state esposte per la prima volta nel capitolo decimo. Attraverso questa purificazione dei sensi si possono vedere i fenomeni per come sono realmente. Okay? Andiamo avanti. Capitolo 20, Bodhisattva mai sprezzante. Nel capitolo 20 è narrata la storia del Bodhisattva Jofunkyo. Bodhisattva mai sprezzante. Si tratta di una storia di una vita precedente. Molto tempo fa, nell'epoca del Buddha Yon-no, Buddha voce potente, viveva un Bodhisattva che ha propagato il Sutra del Loto in un'epoca in cui i monaci e i laici erano peccaminosi e arroganti. Il suo modo di propagare il Sutra era quello di venerare tutte le persone dichiarando: vi rispetto profondamente, non vi disprezzo. Perché? Perché sarete in grado di praticare la via del Bodhisattva e di divenire Buddha. Il suo modo di propagare il Sutra del Loto era chiamato Tangyorai Dai, la pratica di dedicarsi all'inchino per mostrare riverenza agli altri. Quando veniva colpito da bastoni, pezzi di legno, pezzi di tegole o pietre, si metteva a distanza e diceva ad alta voce da lontano: non vi disprezzo, diventerete Buddha. Continuando questa pratica nel tempo, le persone cambiarono idea e fecero il loro ingresso sulla via per conseguire la buddhità. In virtù di questo merito, il Bodhisattva mai sprezzante aveva servito a lungo numerosi Buddha e poi è divenuto lui stesso Buddha. Nell'ultima scena di questo capitolo, il Buddha Shakyamuni ha rivelato di essere stato il Bodhisattva mai sprezzante in una vita precedente. Qual è lo scopo di questa storia? Penso che lo scopo sia legato alla trasmissione da parte del Buddha Shakyamuni del Sutra del Loto nei capitoli 21, 21 e 22. Prima di chiedere ai Bodhisattva e alle persone di propagare il Sutra del Loto, il Buddha Shakyamuni ha mostrato il modo di propagare il Sutra del Loto nel mondo impuro dopo l'estinzione del Buddha. Questo perché il comportamento del Bodhisattva Jofukyo, ovvero Tangyorai Tai, coincide col passaggio che abbiamo letto precedentemente: entrare nella stanza del Buddha, indossare la veste del Buddha e sedersi sul seggio del Buddha. La stanza del Buddha equivale a grande compassione e la veste del Buddha indica la mente paziente e flessibile. Questi sono gli stessi concetti mostrati nella storia del Bodhisattva Fukyo. Il comportamento del Bodhisattva mai sprezzante è radicato in questo insegnamento mostrato nel capitolo decimo. Dopo questo, finalmente inizia la cerimonia per trasmettere il Sutra del Loto a Jiyu no Bosatsu, cioè il Bodhisattva della Terra. Allora, solo poche parole su questo capitolo 20. Questo Bodhisattva mai sprezzante svolgeva, come abbiamo letto, la pratica di Tangyorai Tai, ovvero la pratica dedicata all'inchinarsi per mostrare reverenza verso gli altri. Anche se era colpito da bastoni o pezzi di legno o tegole o pietre, si metteva a debita distanza e recitava i versi: vi rispetto profondamente, non vi disprezzo,
sarete in grado di praticare la via del Bodhisattva e di divenire Buddha. Come avevo già spiegato questo nelle passate lezioni sul Sutra del Loto, nella prima serie, questa storia del capitolo 20, tra il 19 e il 21, sembra non avere molto a che fare col racconto del Sutra del Loto, ma in realtà serve a due scopi: dimostrare la purificazione dei sensi come descritta nei capitoli precedenti, e che abbiamo appena discusso adesso, il capitolo 19, e a capire la trasmissione del Sutra del Loto nei capitoli 21 e 22, perché prima che il Buddha chiedesse alle persone di propagare il Sutra del Loto, ha mostrato il modo di propagare il Sutra nel mondo impuro dopo la sua estinzione, attraverso la storia di una sua vita passata. Dopo tutto questo, inizia poi la scena in cui il Buddha affida la propagazione del Sutra del Loto ai Bodhisattva della Terra. Allora, andiamo avanti e poi termina. Capitolo 21. Poteri sovrannaturali del Tathagata. Il Buddha Shakyamuni ha trasmesso il Sutra del Loto a Jivana Bodhisattva nel capitolo 21 e a tutti i Bodhisattva nel capitolo 22. Tendai Daishi ha chiamato la prima Kecho Fusoku, trasmissione delle essenze condensate del Sutra del Loto, e l'altra Macho Fusoku, trasmissione del tolpo della parte superiore. È il capitolo 21 a cui Nichiren Shonin ha attribuito maggior valore. Kecho Fusoku significa che il Buddha Shakyamuni ha trasmesso importanti insegnamenti ai discepoli specifici. Nichiren Shonin ha donato la sua personale interpretazione riguardo questo capitolo. Per prima cosa leggiamo il passaggio per riassumere tutti gli insegnamenti del Tathagata, tutti i poteri sovrannaturali senza ostacoli del Tathagata, tutto il tesoro del nucleo celato del Tathagata e tutti i profondi conseguimenti del Tathagata sono esplicitamente rivelati ed esposti in questo sutra. Questa frase è importante per riassumere. Significa che il Buddha Shakyamuni ha trasmesso qualcosa di importante ai Bodhisattva della Terra. Che cos'è? Tendai Daishi interpreta questa frase in Hokkemongu, parole e frasi del Sutra del Loto, basandosi sul suo autoscritto Hokkegengi, significato profondo del Sutra del Loto. In Hokkegengi viene interpretato ogni carattere del titolo del Sutra del Loto, Myoho Renge Kyo, da cinque punti di vista. Questi cinque punti di vista sono chiamati Gojo Gengi, quintuplo significato profondo del Sutra del Loto: nome, entità, carattere, funzione e insegnamento. Nome riguarda il significato del titolo del Sutra del Loto, entità riguarda l'essenza dell'insegnamento del Sutra del Loto, carattere riguarda la differenza tra il Sutra del Loto e gli altri sutra, funzione riguarda l'effetto del Sutra del Loto, insegnamento riguarda il modo in cui il Sutra del Loto è classificato rispetto a tutti gli insegnamenti del Buddha Shakyamuni. In realtà, il titolo del Sutra del Loto contiene questi cinque fattori e Tendai Daishi dichiara che anche questa frase del capitolo 21 contiene queste cinque importanti essenze. Tutti gli insegnamenti del Tathagata corrisponde al nome, tutti i poteri sovrannaturali senza ostacoli del Tathagata alla funzione, tutto il tesoro del nucleo celato del Tathagata all'entità, tutti i profondi conseguimenti del Tathagata al carattere e rivelati e disposti esplicitamente in questo sutra all'insegnamento. Sulla base di questa interpretazione, Nichiren Shonin definisce lo Daimoku come o Daimoku dotato di nome, entità, carattere, funzione e insegnamento, o anche o Daimoku del quintuplo significato profondo. Epilogo. Permettetemi di rivedere la lezione esposta fino ad ora. Ho riassunto brevemente il contenuto del Sutra del Loto, in particolare dal capitolo 2 al capitolo 22. Tuttavia, è la sezione dal capitolo 11 al capitolo 22 che Nichiren Shonin considerava importante. In altre parole, Ekkoku cerimonia in Akasha, la cerimonia in cielo. Ha espresso così la sua idea. Ora, questo Gohonzon è stato custodito dal signore predicatore Buddha Shakyamuni nel suo cuore per 500 milioni di particelle di polvere di Kalpa nel passato, prima che quest'ultimo apparisse in questo mondo. Anche
dopo aver conseguito l'illuminazione, non lo ha rivelato per 40 anni prima di esporre il Sutra del Loto. E anche mentre predicava il Sutra del Loto, il Buddha è passato attraverso la maggior parte della sezione teorica senza fare riferimento ad esso, fino a quando ha iniziato a predicarlo nel capitolo Contemplare lo Stupa di Tesori, rivelandolo nella verità del capitolo Durata della vita del Buddha nella sezione essenziale e contemplandolo nel capitolo Poteri divini del Buddha e trasmissione. Questo è da Niyama Gosen Bodenji. Se qualcuno lo vuole leggere, nei libri della Nishin Ushu è il settimo volume in inglese. Questa prospettiva di Nichiren Shorin è chiamata Kiken Kyo, principio, rivelazione e completamento. Dimostra che si basa sulla coscienza di Nichiren Shorin, secondo la quale dobbiamo continuare a propagare il Sutra del Loto in quanto nucleo degli insegnamenti del Buddha Shakyamuni nel passato, presente e futuro. È basato su Kokue, che va dal capitolo 11° al capitolo 22°, in cui è esposta la vita eterna del Buddha Shakyamuni. È mostrata l'apparizione di Jiyu no Bosatsu, che si conclude trasmettendo il Sutra del Loto, trasmettendo loro il Sutra del Loto, in quanto suoi discepoli originali. Bene, con questo termina la seconda e ultima parte di questa serie di lezioni del Reverendo Mima. Grazie a tutti.